Ciao a tutti e ben ritrovati per le nostre lezioni di letteratura latina. Oggi vi parlerò di Petronio. Petronio è l'autore di un'opera intitolata Satiricon e viene chiamato nei manoscritti che ce l'hanno tramandato con il nome di Petronius Arbiter e così lo designano anche alcuni grammatici del III secolo d.C. che citano passi dell'opera. Oggi si tende abbastanza concordemente a riconoscere nell'autore Gaio Petronio Nigro, che fu console che si suicidò per ordine di Nerone nel 66. A lui accennano Plutarco, Plinio il Vecchio e soprattutto Tacito, che lo definisce Elegantiae Arbiter. La coincidenza con il cognomen tramandato dai manoscritti difficilmente potrebbe dirsi casuale. Il termine satiricon è in greco il genitivo plurale neutro di un aggettivo e va dunque associato a un sostantivo libri sottinteso. Il titolo dell'opera suonerebbe dunque come libri di cose riguardanti i satiri. Nel titolo vi è anche però il riecheggiamento del genere letterario della satira e in particolare della satura menippea, con il suo misto di prosa e versi. Nel tessuto narrativo dell'opera entrano infatti con una certa frequenza brani in versi. Il satiricon deve poi molto anche ad altri generi letterari, quali ad esempio le fabule milesie, che costituiscono racconti nel racconto, come per esempio quello della matrona di Efeso. Il racconto del satiricon, narrato in prima persona dal protagonista Encolpio, concerne la movimentata storia d'amore tra lo stesso e il giovane Gitone, continuamente insidiati da altri personaggi che svolgono la funzione di antagonisti. Il lettore si imbatte ora in gesti e situazioni comuni, talvolta anche di basso livello, ora in eventi più squisitamente narrativi, tipici del romanzo greco, come separazioni e ritrovamenti, risse e naufragi, letture di testamenti e riti magici. Non mancano i momenti più alti, con discussioni di retorica, poetica, descrizioni di opere d'arte. Il filo narrativo generale del romanzo è però assai esile, mobile e incoerente, come del resto la personalità delle figure che lo abitano. Va detto che ricostruire la struttura e il contenuto del romanzo non è semplice, perché il testo del Satiricon non è conservato integralmente. È probabile che originariamente l'opera comprendesse 20 o 24 libri, ma nelle edizioni moderne viene ripartita in 141 capitoli, che possono a grandi linee essere suddivisi in tre sezioni. Le vicende iniziali, la persecuzione di Priapo, la cena di Trimalchione, l'incontro con Eumolpo, il viaggio e il naufragio a Crotone. L'episodio meglio conservato è sicuramente quello della cosiddetta cena di Trimalchione, 52 capitoli nei quali è raccontato un incredibile banchetto offerto da un ricchissimo liberto di origine greca. Trimalchione è il personaggio più rappresentativo dei mutamenti sociali in atto, che sembrano condannare al tramonto i tradizionali ideali aristocratici, per fare spazio all'emergere di individui mediocri, impegnati in una inarrestabile ascesa sociale. Intorno a lui si raccoglie un'umanità meschina, dedita all'ipocrisia e all'adulazione, che trascorre la vita fra banali passatempi e che soffre di un vuoto interiore di cui non si rende conto. Petronio, in sostanza, ci mostra il vuoto di una cultura esibita, ma di fatto inesistente. La cena stessa è ostentazione della ricchezza, dunque di ciò che per natura non può essere che precario. E infatti ecco aleggiare sopra ogni cosa il pensiero della morte, un acuto senso di instabilità che mina alle radici l'orgoglioso compiacimento della ricchezza, conquistata non importa a quale prezzo. Il Satiricon, inoltre, è una delle pochissime opere della letteratura classica caratterizzate da una sincera vena di realismo. Con le sue frequenti escursioni verso il plebeo e il sordido, anche dal punto di vista tematico, il racconto ci restituisce un'immagine viva e credibile della società romana media, riguardo ad aspetti quasi sistematicamente ignorati dalle opere della letteratura alta. I personaggi comunque non rappresentano in modo esauriente il punto di vista di Petronio, anzi l'autore in più momenti ne prende le distanze, coprendoli addirittura di ridicolo.
Il racconto è infatti sempre attraversato dall'ironia dell'autore, dal distacco con cui guarda i personaggi e alla sua stessa creazione artistica. La dimensione realistica coinvolge nel Satyricon anche il piano linguistico. L'opera e soprattutto la cena di Trimalchione ci danno una preziosa testimonianza di modi di dire, vocaboli e costrutti relativi agli aspetti del vivere quotidiano, assenti negli altri testi latini giunti fino a noi. Alcuni critici guardano al Satyricon come a una divertita rappresentazione della società contemporanea, condotta sostanzialmente a scopo di intrattenimento. Difficile invece intravedere da parte dell'autore il tentativo di una denuncia del pericolo insito nelle trasformazioni del costume e della mentalità. Altri preferiscono sottolineare la straordinaria libertà compositiva di Petronio, la sua audacia sperimentale. Petronio, infatti, rimette in gioco i canoni letterari preesistenti per farne l'oggetto di una divertita, irriverente parodia. In tal modo, dà voce al bisogno, che è tipico dell'età neroniana, di sperimentare vie nuove. In quest'opera viene rappresentato un mondo incoerente, contraddittorio, inafferrabile. Ribadiamo che sono sempre presenti la presa di distanza da ogni valore, l'irrisione, la dissacrazione, e che nascono proprio da qui la disarmonia, l'inquietudine e l'acuto senso di vuoto che pervadono l'opera. Bene, il ripasso di questa parte è terminato. Io vi ricordo che per le lezioni potete contattarci attraverso i canali social o l'indirizzo centrodai83@gmail.com. Vi ricordo anche di iscrivervi al nostro canale e vi aspetto qui su YouTube per la prossima lezione. Ciao da Francesca!